Mettiamo che non lo mettiamo. Siete pronti? Siete pronti? Siamo caldi. L'invettiva di Rutilio Namazziano. Claudio Rutilio Namazziano, 384-423, apparteneva ad una ricca famiglia di cultura e religione pagana, proprietaria di latifondi in Gallia. Qui trascorse l'infanzia per poi seguire il padre in Umbria, di cui era stato nominato governatore. Anche lui intraprese il cursus honorum fino a diventare prefetto di Roma nel 413. Nel frattempo la Gallia fu preda delle scorrerie dei Goti e per constatare i danni da questi arrecati alle proprietà di famiglia nella sua terra di origine, Rutilio intraprese un viaggio per mare. Viaggiare via terra infatti era all'epoca troppo rischioso. Rutilio si impegnò nel riportare le tappe del proprio viaggio da Civitavecchia a Luni nella celebre opera De Redito Suo, ad oggi incompleta. In questo diario di viaggio l'autore testimonia la presenza dei monaci sull'isola di Capraia con una forte invettiva, di cui riporto il testo, accompagnandolo con la mia traduzione, seguita da un commento personale. La traduzione è di Cecilia, di Costanza però. Rifaccio questo pezzettino. No. Taglio poi. Abbiamo svegliato Cecilia. Con l'avanzare del mare già si innalza Capraia. È orrida l'isola, piena di uomini che fuggono alla luce. Essi stessi con nome greco si definiscono monaci, perché vogliono vivere soli, senza alcun testimone. Della fortuna temono i doni e nello stesso tempo si preoccupano dei suoi danni. Chi mai si rende infelice da sé proprio per poter non essere infelice? E quale furia di un cervello invasato è così insensata da temere nello stesso tempo i mali senza poter sopportare i beni? È finito. Bravo! Bellissimo! Wow, dal senso di questi modi ci...